I sistemi anticaduta a richiamo automatico sono regolati dalla normativa CEN 360. Vengono utilizzati per lavoro di manutenzione, lavori su ponteggi, tralicci e strutture tubolari. Questi dispositivi permettono agli operatori di lavorare in sicurezza mantenendo un'elevata libertà di movimento. I sistemi anticaduta devono essere posizionati verticalmente rispetto all'area di lavoro in modo da ridurre, in caso di caduta, l'oscillazione dell'operatore, effetto pendolo. L'operatore dovrà pertanto lavorare con un cono di sicurezza pari a 30 gradi al di sopra del punto di ancoraggio. I sistemi anticaduta sono collegabili alla struttura e all'imbrago con connettori e moschettoni. Non devono mai essere collegati agli anelli della cintura di posizionamento. L'utilizzo di un dispositivo anticaduta retrattile può avvenire solo se è stata effettuata, da parte dell'utilizzatore, la messa in opera di idonei punti di ancoraggio con portata minima di 15 kN. Dispositivo con richiamo automatico. Durante le fasi di spostamento, il cavo si avvolge e si svolge su un tamburo e grazie ad una molla di richiamo è sempre mantenuto in tiro. In caso di caduta, un blocco impedisce lo svolgimento del cavo ed arresta immediatamente la caduta. Il dispositivo rimarrà bloccato fino al rilascio. Il sistema, racchiuso in un carter in ABS, non richiede nessuna particolare manutenzione. Cavo in acciaio lunghezza 10 metri, diametro 4 mm. Connettore in acciaio con leva di sicurezza. Asola girevole. Prima di ogni utilizzo verificare sempre che il cavo si svolga e avvolga senza alcun problema, che non sia danneggiato e che il sistema di blocco funzioni. Dispositivo anticaduta di tipo retrattile. Durante le fasi di spostamento si avvolge e si svolge grazie ad una molla di richiamo. In caso di caduta, un meccanismo di bloccaggio riduce l'impatto della caduta. Il dispositivo rimarrà bloccato fino al rilascio. Carter di protezione di poliuretano preformato. Fascia di poliammide da 2,5 metri con assorbitore di energia. Connettore per aggancio all'imbrago. Connettore in acciaio. Prima di ogni utilizzo, verificare sempre che la fascia si svolga e avvolga senza alcun problema, che non sia danneggiata e che il sistema di blocco funzioni. Dispositivi di blocco automatico in caso di caduta. Consentono il libero movimento durante il lavoro ed il blocco in caso di caduta, mantenendo breve la distanza di caduta. L'utilizzatore deve sempre trovarsi al di sotto del punto di ancoraggio con la corda tesa. Il punto di ancoraggio deve avere una resistenza minima di 15 kN. Nella posizione di lavoro, l'utilizzatore deve trovarsi ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo. Tali dispositivi vengono di norma collegati all'attacco dorsale dell'imbragatura. Tali dispositivi non devono mai essere collegati agli anelli della cintura di posizionamento. Moschettone a ghiera per aggancio alla struttura. Aggancio all'imbrago, dorsale o sternale in base al tipo di operazione da svolgere, con moschettone a ghiera. Assorbitore di energia con fettuccia di poliammide 30 mm con copertura di protezione in PVC. Riduce la forza d'impatto in fase di caduta. Corda da 10 metri, diametro 11 mm, contenuta in una sacca in PVC impermeabile, antiurto e anti-UV. Inserire il connettore nel dispositivo anticaduta. Agganciare la fune all'ancoraggio. Collegare l'anticaduta all'imbragatura utilizzando un moschettone a ghiera. Inserire il connettore nel dispositivo anticaduta. Far scorrere verso l'alto l'anticaduta trascinandolo tramite il connettore per verificare che scorra liberamente. Tirare poi rapidamente verso il basso, verificando che l'anticaduta si blocchi immediatamente sulla corsa. Moschettone a ghiera per aggancio alla struttura.
moschettone a ghiera per aggancio all'imbrago. L'aggancio può essere dorsale o ventrale, in base al tipo di operazione da svolgere. Assorbitore di energia. Riduce la forza di impatto in fase di caduta. Estremità con nodi e asole protetti con una guaina termoretrattile. Corda da 10 metri contenuta in una sacca in PVC impermeabile, antiurto e anti-UV. Sistema di bloccaggio automatico. Leva di bloccaggio manuale. Per il posizionamento sulla corda, ruotare la sicura, posizionarlo sulla corda, rilasciare la sicura in modo da impedire alla corda di uscire. Inserire un connettore a ghiera alla leva di bloccaggio dell'anticaduta. Far scorrere verso l'alto il meccanismo trascinandolo tramite il connettore. Verificare che la corda scorra liberamente. Tirare poi rapidamente verso il basso, verificando che l'anticaduta si blocchi immediatamente sulla corda.